sagra del fungo cardoncello. Stasera tappa a Ruvo, ma siamo a Modugno, perché se non si porta il pane a Ruvo, la sagra non si fa. E allora entriamo a curiosare, perché vi faremo vedere qual è il pane con cui farete la scarpetta. Francesco, chi è Francesco? Vabbè, lei buongiorno. Non è certamente Francesco. Sono io, buongiorno. C'ha proprio l'aria del boss, guardatelo là, il boss. Lei è Antonio? Io sì, sono Antonio, volevamo capire che tipo di pane state producendo per Ruvo. Allora, noi stiamo facendo il pane casereccio per Ruvo, per la sagra del cardoncello. Per fare la scarpetta. Per fare la scarpetta. Ah, bello, bello. L'altro pane è pronto e la stanno aspettando. Chi? Il pane? No, lo devi portare. No, lo porta lei. Io? Qui c'è un camice. No. C'è un cappello. Sì, è vero. Fermi tutti, cioè mi stai mettendo a lavorare. Questo è sfruttamento di giornalisti. Grembiule. L'abbiamo qua. Questa è un'idea di Giannoccaro. Giannoccaro. Mi gioco la carriera. Ci mancherebbe. È lui e non più. Cioè, siccome non mi tiro mai indietro, intanto spiegami cosa devo fare, come si fa il pane, perché allora, uno fa il pane, pane così. Il pane lo facciamo noi. Allora, che facciamo? Lo inforniamo. Sì, adesso lo mettiamo sul carrelli. Aspettiamo che lievita. Questa è la forma tipica. Questo è un pezzo di pane a treccia. Invece questo come si faceva prima? La vecchia forma, La non tagliava, mettevo un pomodoro, olio e sale. Viene girata e viene dato il taglio con la lamella. Vabbè, lavoro pesante lo fate voi, mettetelo voi nel fuoco, almeno quello, tutto io devo fare. Quante che ne devi portare? Sono un paio di quintali. E voglio a fare scarpette. Voglio. Mi tocca lavorare e io lavoro perché mica lo so che nobilita l'uomo, ma no, non mi dare una mano Pasqua, stai tranquillo, non mi dare una mano, chiudiamo, noi stiamo lavorando per voi, per noi sì. Voi state lavorando per quelli che vanno a fare la scarpetta, non per noi, noi non facciamo la scarpetta. L'Uccello, questa me la paghi, ciao Pasqua. Ciao. La cosa buona di sta storia è che finalmente dopo la bicicletta, dopo la corsa a piedi, dopo il tre ruote abbiamo trovato un mezzo più confortevole per andare alla sagra. Quindi, cardoncello on the road! Presidente, troppo facile, viene qui, prende il caciocavallo impiccato, tra l'altro col capocollo, buonissimo, col pane che ho portato io. Ah, tu l'hai portato il pane, ma da dove l'hai portato? Dove l'ho portato? Da Modugno. Ma se non arrivavi qua, non potevamo iniziare, adesso abbiamo iniziato e stiamo in ritardo. Non è vero, recuperiamo, non ti preoccupare. Tappa di Ruvo, immagino che le stia a cuore. Beh, no? Va dai, siamo alla quarta tappa e quindi è una cosa poi importante. Nella sua Ruvo. Poi nella mia città, quindi nella mia località. Sta andando tutto bene, no? Tutto bene, tutto a filo liscio. La partecipazione testimonia, insomma. Ancora si può camminare perché non si può più camminare. Quindi due giorni di profumi, sapori, no? Sì, due giorni di enogastronomia, ma non solo gastronomia, cultura, visite guidate e quindi tanto interesse alla scoperta dei centri storici. Ci sarà pure lei a Gravina. Sì, a Gravina. Se l'è fa tutto. La domenica, L'Uccello non se ne perde. La domenica, ma devo essere presente perché devo condividere con gli altri colleghi presidenti di Proloco questo itinerario, questo cardoncello on the road. Peccato che a Cassano finisce tutto. Ma sarà l'anno per l'anno prossimo. Per l'anno prossimo. Lo prendiamo come impegno. Sì, impegno. Abbiamo scroccato almeno un'altra tappa, vero presidente? Va bene.
permesso, attenti alla testa. E vabbè, mi hanno fatto portare il pane, l'ho anche tagliato. Che volete, che lo mangi anche? Se lo può mangiare, sì, va bene. Non ho capito. Una cosa deve essere completa, il pranzo deve essere completo. Ma tutti sti ragazzi, tutti qua sti ragazzi, chi sono? Sono dei ragazzi che stanno alla scuola e vengono a imparare come si cuoce la salsiccia, no? Bello, sul campo. Sempre sul campo, sì, ecco. Nel senso, come si cuoce la salsiccia, nel senso vero. Nel senso vero, è salsiccia vera, no? Con i funghi. L'hanno fatta loro? No, loro non la fanno, sono ancora piccoli. Ancora inesperti. Però vedono come si fa. Vedo come si cucina la salsiccia. Magari qualcuno di questi è il prossimo anno, cracco. Che dice, Cannavacciuolo. Il fratello. Come fa Cannavacciuolo? Ecco, lui ha la stazza, guarda. Ah, ecco così Cannavacciuolo. Vabbè, la salsiccia la sai fare? No. Come no? Devi dire sì. Guarda, come elegante, come sono elegante. Vabbè, e voi che fate qui? Cuciniamo, facciamo la prima esperienza. Qual è la scuola dove venite? Alberghiero Molfetta. Alberghiero di Molfetta. Sì. Sono severi là? Stai imparando abbastanza. L'inglese? L'inglese è importante. L'inglese è importante, impara l'inglese. Mi raccomando. Sì. Vi preghiamo perché queste immagini sono immagini forti, vietate ai minori di 14 anni. Come quando mia madre faceva il ragù. Professore, troppo buona. La faranno così da grandi i suoi allievi? Speriamo, noi abbiamo la speranza che loro si realizzino in questa professione, perché oggi è difficile entrare nel mondo del lavoro, sappiamo bene, però questa è una professione bellissima. Le insegni, loro imparano e io mangio. E così si dovrebbe fare. Buon appetito. O la carne o la vita. Una cosa dei soldi, ti do tutta la carne. No, tu a me i soldi, mi devi dare la carne. E ti do la carne. Era tutta la cosa per riuscire ad avere a scrocco un poco di carne. Cosa mi dai? Quello che vuoi, tutta roba buona. Roba buona. Da dove vieni? Da Fasano. Ah, Fasano, terra di carne. Vabbè, sai che facciamo? Oh, me ne prendo un direttamente, me ne vado. Te lo spedire, me ne vado. Quello che vuoi, E anche stasera Antonio ci è riuscito, sotto la minaccia tremenda di un omicidio. Ce ne andiamo, arrivate, buon appetito. Sindaco, il luogo non è a caso perché è il luogo simbolo di questa città. Cosa ha mangiato lei nel frattempo? Non ho ancora cominciato. Lei deve assaggiare. La serata è lunga. È lunga. Certamente i cardoncelli saranno la base di tutte le mie scelte. Ecco, diciamo. Per forza. Noi abbiamo portato il pane per fare la scarpetta, mi raccomando. C'è anche dell'ottimo pane, non è necessario portarlo da casa. Non portatevelo da casa. Guardi, da mangiare decisamente no. Sindaco, è diventato un appuntamento importante in tutto il territorio, non solo quello murgiano. Certo. E siamo molto contenti. Perché il fatto di realizzare questa festa in una città così bella è un connubio davvero vincente. Lo ha sottolineato poi con gli sbandieratori, non doveva. Il sindaco è sempre molto, no? È tempestivo. È un momento in cui le tipicità enogastronomiche insieme alla bellezza della città, i monumenti, le visite guidate, gli attrattori culturali si aprono per una festa che viene ben preparata dalla Proloco, che attira tanti visitatori e che rimanda poi alle iniziative comunali del periodo natalizio che partiranno dal 7 dicembre. Lo dica! È un progetto importante, quello che facciamo si chiama Luci e Suoni d'Artista, è il terzo anno. Il 7 dicembre accenderemo queste luminarie che sono frutto di un processo di partecipazione che coinvolge l'intera città. In questi giorni sono in corso i laboratori di costruzione di queste opere originali, luminose, che arrederanno il centro storico cittadino e che accenderemo con una festa bella come questa il 7 dicembre per lasciarle per 2 mesi. Quindi non vi preoccupate, il cardoncello c'è sempre anche il 7 dicembre, esatto, lo trovate. Bravo. Questo è solo un pretesto per venire a Ruvo e per stare in una bellissima città. Tra l'altro abbiamo una delle cattedrali più belle ma d'Italia, ma del mondo. Certo.
Paruvo di Puglia non si può fare a meno di venire nella meravigliosa cattedrale, uno dei monumenti più belli dell'intera regione. Teme per la sua vita? Assolutamente no. È tranquilla? Tranquillissima. Lei maneggia il fuoco come se niente fosse, certo. Tutti i giorni. Funghi originali delle Murge, solo da Pino ritrovate la roba di prima scelta. Non è tutta roba di sequestro. Come non è di sequestro? Tutta roba di prima scelta. Aspetta, spiegami questa cosa qua. C'è la prima scelta e poi ci sono esse. Ah, così la chiamate. Ci sono certi che imbrogliano, li mettono a bagno i funghi. Ah, eccoli. Non allora, devono essere bagnati. La gente vede il prezzo a 6 euro, ma quelli vengono a 12 euro. Ma quelli 30 euro, eh. Sì, questi sono delle Murge, sono originali. Sono originali delle Murge. Cioè questo è il famosissimo ombrello della Murge. Questi sono funghi delle Murge originali. Questo è l'ombrello della Murge. L'ombrello delle Murge. Vedi, qua è andata la lumaca a mangiare, vedi? E quindi sono veri della Murge. Sono veri delle Murge. Non sono quelli coltivati. Non sono coltivati. Vabbè, dopo questa pubblicità. Questi sono delle Murge. Cosa me esce un cestino. Poi ci abbiamo le rose. Per chi c'ha l'amante, non la moglie, gli danno le foglie, queste sono per l'amante, le rose. Sei straordinario, Pino, veramente. È bello, piace e diverte. Perché la gente fa finta che vuole risparmiare, ma paga il doppio. Mangia la fregatura. Sì, mangia la fregatura. Questo lo potete prendere e lessare tutto dentro. Queste senza come niente. Stanno? Si fanno con i strascinanti. Noi cappelletti, strascinati. Ci metti le alici? No, l'alice no. No, e allora no, non la alice no. Allora vieni da Milano, e allora vieni da Milano. Tutto sotto controllo. Non c'è problema. Occhio aperto, che sta andando tutto bene, facciamo in modo che vada tutto bene. Sì, ci hanno chiamato a rinforzare la sicurezza. Grazie. Ci hanno chiamati e noi arriviamo. Dove ci chiamano? Arriviamo. Nelle sagre c'è anche la possibilità di ammirare delle opere d'arte. Da dove nasce l'ispirazione? Beh, innanzitutto bisogna dire che questo è un frutto di un lavoro di tanti anni, di passione di tanti anni, è una pittura pressoché surreale o anche astratta. È una cosa che mi ha sempre appassionato e adesso, insomma, quando posso mostrarla. Questo ci fa piacere anche perché la sagra, il passeggio, certo, no? C'è tanta certo. Gente, qualcuno si avvicina, è anche un modo entrare in rapporto con chi, no? Con i passanti, con chi invece non conoscerebbe queste certo. opere, no? Infatti. E viva il cardoncello anche in questo senso. Eh sì, certo. È certo, giusto. Certo. Vabbè, e come si fa a mettersi in contatto con lei, uno che volesse in qualche modo? Io sono su Facebook, su una pagina pubblica Arte Antitesi, o anche su Instagram, insomma i social media, quelli più comuni. Lì si gira tutta la cosa, no? In bocca al lupo. Grazie. Il funghi l'ho già mangiato. E viva il lupo, sì, già fatto. Anche l'artista deve badare. Non solo di arte, ma, ma anche di materia. Che saggezza! Dopo aver tanto camminato abbiamo sentito l'odorino, ragazzi, che ve lo dico a fare, una cosa strepitosa. Queste sono buone, si possono mangiare? Focaccina. Franco, e tu che fai?
Io mi sto prestando a preparare un piccolo antipastino che offriremo oggi ai nostri commensali. Piccolo, voi non avete idea, piccolo, piccolo. Diccelo. Sì. Questa sono della salsiccia, dei chicchi di salsiccia a punta di coltello con rapa locale e fungo cardoncello. Giusto per gradire, giusto, non è che siamo... Siamo nel tema del fungo cardoncello. Ma tu sappiamo che ci stai facendo un piatto, sì, tipico di questa terra, cosa ci prepari? Ecco, abbiamo pensato di preparare... Sì, buon appetito. Ho pensato di prepararvi una zuppa di purè di fave con della cicoria campestre e naturalmente il re principe cardoncello. Ma la cicoria l'hai raccolta tu o te la sei fatta portare? La verità, me la sono fatta portare. Ah, vabbè, immaginavamo. Avevo tempo. Ozza in cucina o se raccoglie la cicoria. Vabbè, preparaci, io vado di là ad aspettare perché sai, va quella bene. È la parte che mi piace di più, aspettare e mangiare, no? Ok. Questo è buono, ma anche questo si può assaggiare. Sì, te lo faccio assaggiare un po'. Bravo, bravo. Tappa di Ruvo abbiamo un po' esagerato, quindi non abbiamo le papille gustative lucide per assaporare lo straordinario piatto di Franco e quindi adesso facciamo una magia, guardate. Paff. Antonio, arrivo! Oh, benissimo. Franco, non ti preoccupare, non sono Antonio, siamo sicuri. Ma per mangiare vai tranquillo. Number one. Vai. A te. Grazie, signor Franco, grazie. E buona cena. Grazie, gentilissimo. Che ve lo dica a fare, mi sacrifico. Non ti senti in colpa? Faccio un genocidio di caciocavalli. Ragazzo, si comportano male. Tu li impicchi. Hanno guardato troppe provolette. Ragazzi, dopo questa possiamo darvi l'appuntamento alla prossima puntata, la prossima tappa del Cardoncello on the road. Ma come l'hai pensata? Ci vediamo la settimana prossima. Gravina la sa tutte, le sa tutte.